È nata una nuova realtà associativa nel nostro territorio, è stata infatti presentata ufficialmente l'associazione Decimo Solidale. Perché questa associazione? Andiamo a coprire un'esigenza sul territorio per un'associazione che copre tutti gli interessi del decimo municipio, da Salbernocchi, Centrogiano fino al mare. E diciamo che si differenzia dalle altre che sono un po' più particolari secondo i vari argomenti, ma invece investiamo tutte le criticità sul territorio, un po' anche andando a togliere la polvere sotto il tappeto in certe realtà sconosciute. Infatti proprio ieri abbiamo trattato nella presentazione, che è un'associazione che ha come scopo proprio cercare di risolvere le criticità che vengono fuori sul territorio, ma soprattutto anche per quanto riguarda la solidarietà. Infatti quel solidale trasmette un po' il pensiero della solidarietà per problematiche di persone meno abbienti. Come siete strutturati? Siamo strutturati con tre categorie di soci: soci ordinari, soci sostenitori, che sono quelli che ci sosterranno nel futuro, e soci tecnici per argomenti, ossia vari professionisti del territorio che gratuitamente daranno il loro sostegno a quei cittadini che noi proporremo, perché aventi bisogno e hanno delle difficoltà e sono persone generalmente meno abbienti e quindi bisognosi. E poi andremo sempre con questo sussidio, questo supporto, a notare le varie esigenze del territorio dove loro possono e potrebbero darci una mano. Uno dei professionisti che hanno aderito a questa iniziativa, spontanea la domanda, perché? Allora, io sono nato a Ostia nel lontano 1953, quindi sono, diciamo, un ostiense puro e amo questo territorio che ritengo bellissimo, una delle città più belle d'Italia e con importanti risorse paesaggistiche, il mare, la pineta, l'archeologia, un territorio che vorrei veder crescere, svilupparsi. E quindi quando un'associazione di cittadini si organizza per cercare di rispondere a qualche bisogno del territorio e chiede aiuto a diciamo un professionista, perché io lo sono, penso doveroso mettere a disposizione degli altri, per quello che posso, le mie competenze. Emblematico il motto dell'associazione, che è ascolto, valutazione, programmazione ed esecuzione, insieme si può. Da Ostia per Canale 10, Alberto D'Abbino.